carissimi confratelli vescovi, carissimi responsabili di Expo, rappresentante del governo, corpo consolare, l'intervento dell'Arcivescovo di Milano si inserisce nella cornice che già è stata tracciata da quanti mi hanno preceduto. Pensando a questo momento, il riferimento magisteriale che mi è venuto lo spirito è stato il passaggio iniziale della Gaudium et Spes, che dice: le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Nulla è estraneo al fatto cristiano. È questo il contesto che ha giustificato e giustifica ai nostri occhi la presenza della Chiesa a Expo di Milano 2015. Siamo una religione di un Dio che si è giocato con la storia fino in fondo e che è divenuto solidale ad ogni uomo e a tutta l'umanità. In quest'ottica la Chiesa ha preso sul serio il tema nutrire il pianeta energie per la vita, non l'ha utilizzato come un pretesto per proporre altro, ha saputo andare oltre le pur importanti implicazioni materiali e commerciali del tema stesso, come i due dati visibili e incontrabili ben testimoniano. Non di solo pane, il tema del padiglione della Santa Sede, dividere per moltiplicare, il tema dell'edicola Caritas in Expo. Abbiamo così, tutti quanti collaborando, cercato di interpretare il grido del Santo Padre il giorno dell'inaugurazione. L'Expo è l'occasione per globalizzare la società. Cerchiamo di non sprecarla. Molti hanno lavorato bene per evitare tutto questo e i primi segnali di risposta sembrano a me star premiando lo sforzo di tanti. La Chiesa ha agito, agisce e agirà sia prima che dopo Expo, sia dentro e fuori Expo. Come si è svolta la nostra azione in Milano e come si sta svolgendo dentro e fuori il sito? Anzitutto con un'attenzione educativa alla comunità ecclesiale e civile attraverso un accompagnamento ai visitatori dentro Expo, in padiglioni sobri ma di forte impatto comunicativo, promuovendo eventi finalizzati al cuore del tema: Dio che si fa cibo, il cibo come luogo di relazione, di cultura, il diritto al cibo, il dramma delle migrazioni forzate, i cambiamenti climatici, i conflitti dimenticati, il rapporto finanza-cibo, gli stili di vita. Su tutto questo siamo andati lavorando. Decine di migliaia di visitatori sono già passati nel primo mese dal padiglione della Santa Sede di Caritas. I dati reali sono 135.000 visitatori nel padiglione della Santa Sede nel mese di maggio e 32.000 in quello di Caritas, sempre a maggio perché per un incidente ha dovuto aprire più tardi. Chi sono questi visitatori? Famiglie, scuole e tra poco i 400.000 ragazzi degli oratori estivi della nostra grande diocesi. Diventano luoghi di dialogo, di esperienza attiva e, come abbiamo visto, anche interattiva. Le persone si pongono domande, cercano piste di risposta, si confrontano con i volontari che sono a disposizione loro,
per aiutarli a muoversi all'interno di questa nuova realtà. L'attenzione educativa alla comunità civile ed ecclesiale, come dicevo, però è stata tanta in questo anno anche fuori Expo ed è tale anche in questo momento fuori Expo. Molto lavoro è stato fatto dalle parrocchie sui temi specifici, ma anche attraverso occasioni di presentare le belle basiliche della nostra diocesi, i monasteri che si trovano alla periferia, tenendo aperte le chiese soprattutto il venerdì e il sabato fino a mezzanotte e attraverso una molteplicità di incontri dei centri culturali, attraverso mostre, percorsi di vita sul tema, 300 incontri specifici sul tema dell'Expo nelle parrocchie, attraverso il coinvolgimento di delegati diocesani della Curia o della Caritas, 1.800.000 biglietti per Expo venduti dalla Duomo Viaggi, il lavoro di comunicazione molto articolato sui nuovi media e su quelli classici per circa la presenza della Chiesa in Expo, un gesto di arte e di preghiera che ha visto la presenza di 50.000 persone in Piazza Duomo il 18 maggio sull'Eucaristia, e si potrebbero aggiungere a questo le molte iniziative della Caritas. Ma ci interessa anche il dopo Expo. Vogliamo che lasci una eredità permanente. Ci impegniamo a che tutto il lavoro della Chiesa e delle comunità cristiane provochi quel cambio di mentalità che è esigito da questo desiderio di ritrovare un rapporto equilibrato col pianeta. Non va sottovalutato il fatto che miliardi di persone dovranno cambiare decine e decine di piccoli comportamenti. È un lavoro educativo immenso ed enorme che ha bisogno che si recuperi il senso tutto dell'uomo, da come si mangerà in famiglia a come ci si accosterà al banchetto eucaristico domenicale, alle scelte di solidarietà, all'impegno diretto per il cibo dato realmente a tutti. E emblematiche sono in questo senso talune iniziative, il refertorio ambrosiano che ha voluto coniugare attraverso la gratuità l'esperienza della tavola con l'esperienza della bellezza, utilizzando il cibo avanzato, le offerte, come è stato ricordato, che giorno dopo giorno si raccolgono dentro il padiglione della Santa Sede per la carità del Papa, e anche la collana di piccoli libri ecologici promossi dall'Arcidiocesi con l'editrice EMI su tematiche connesse all'Expo, e soprattutto il lavoro che abbiamo cominciato a fare, che tendiamo a fare per il continuo approfondimento e perfezionamento della cosiddetta Carta di Milano, in modo tale che il diritto al cibo non continui a restare, come i cosiddetti diritti dell'uomo, un bel elenco di proposizioni su carta, ma finalmente diventi libertà realizzata. Si è citato il Per Gynt e sappiamo quanto nel testo di Ibsen il Per Gynt volesse fino al momento finale della sua vita il sole, volesse essere esposto al sole, volesse essere la luce. La Chiesa milanese è fermamente convinta che l'Expo potrà essere, se tutti vi concorriamo, un raggio di luce nuova sulla Milano che è metropoli ma che ancora forse non è del tutto cosciente di esserlo. Vogliamo che nella Milano plurale la Chiesa possa dare la sua proposta seria ed umile per una vita buona, che sia realmente occasione di risorgimento non solo per la città
per il paese intero e per tutta l'Europa che ne ha veramente grande bisogno. Grazie.